Volevo notizie della mamma. Non hai ricevuto i miei messaggi? È normale che mi preoccupi, no? Normale? È grazie a te se è finita in ospedale. Ma è grave. Ma è la testa. Non sappiamo altro per ora. Potevi pensarci prima. Si può sapere che ti è saltato in mente? Perché l'hai aggredita come una pazza? Io non volevo, ma lei se l'è presa con Marione. Basta, e poi... trovi sempre delle scuse. Non sai fare nient'altro. Picchiare, picchiare, picchiare. Sai solo alzare le mani. Quando è che la smetterai di picchiare sempre tutti quanti? Lo sai, avremmo dovuto essere in chiesa ad ascoltare la piccola cantare. Invece è laggiù a piagnucolare in un angolo. E poi c'è Serge che aspetta quelli dell'assicurazione. E adesso tu che ti aggiri qui intorno in quello stato. Puoi essere fiera di te, spaventi bambini. La nonna è in stato di shock, i parenti vogliono ripartire e io devo negoziare con quello del catering che vorrebbe rimborsati i suoi tramezzini a sorpresa. Peccato che metà dei suoi vassoi sono finiti per terra! Che dobbiamo fare con te? Perché ora ti teniamo a 100 metri, ma la prossima volta che cosa faremo? Ti dovremo mettere in una gabbia su un'isola?